Recentemente è avvenuta una grande tragedia per lo sport italiano. La nazionale di calcio, dopo ben 60 anni, non è riuscita a qualificarsi ai mondiali. Ma noi vogliamo cercare altri motivi di gioia, magari nella pallavolo. Abbiamo quindi cercato di capire quanto i bergamaschi conoscono questa meravigliosa attività. Tu conosci questo sport? Sì, più o meno. Pallavolo più che altro, pallavolo femminile per la vostra Foppa Pedretti. Io gioco a pallavolo. Lei sa dirmi cos'è un ace? Ace? In inglese ghiaccio, hockey. Ace da ghiaccio? Ace. È un attacco senza ricezione male, punto. Passo. Cosa si può intendere quando si dice che un giocatore è un martello? Ah, questo qua però sono difficili. Quando schiaccia molto forte? Infila dentro il chiodo. Cos'è una pipe? Poteva essere cravatta o qualcosa del genere. Qualcuno, nessuno mi può suggerire. La ragazza che ride, secondo me lo sa. Ha mai fatto una veloce? Se sapessi cosa vuol dire questa parola, ti risponderei. No, mai. Non lo so, ha fatto la veloce in tante cose, a correre a prendere il treno, più veloce di così. Adesso direi di passare alla pratica. Le arriverà un pallone e lei, col bagger meraviglioso che ci ha mostrato prima, dovrà metterlo in buca. No! Quasi! Quasi! Fantastico! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Anche questa è entrata! Cosa dici di questo successo? È strepitoso, mi darò la pallavolo, anche se sono un po' in ritardo, però penso che qualcosa riuscirò a fare. Perché abbiamo trovato un nuovo talento per la nostra nazionale. Grazie. Preparate le maglie. Preparate anche i soldi, non solo le maglie. Neanche un po', non sono bravo, anzi, sono un panchinaro. Quindi adesso direi di darti il nostro fantastico certificato che si può appendere ad esempio sopra il caminetto per tirarsela con i parenti a Natale. Mi è costato fatica, riprendetelo bene. In definitiva, questa spedizione è stata un trionfo! Abbiamo scovato una moltitudine di talenti pronti a guidare l'Italia pallavolistica a una nuova era di successi.